Attento. Tieni la testa a posto, ti servirà. La città in cui ti conduco è vasta e intricata, e tu non ci sei mai stato prima. Puoi immaginare, da altre storie che hai letto, di conoscerla bene. Ma quelle storie ti hanno illuso, accogliendoti come un amico, trattandoti come se fossi uno del posto. La verità è che tu sei un alieno, in tutto e per tutto, arrivato da un altro tempo e da un altro luogo. Quando ho catturato il tuo sguardo la prima volta e tu hai deciso di seguirmi, probabilmente pensavi di arrivare qui e sentirti a casa. Ma adesso ci sei davvero in quest'aria fredda, tagliente, trascinato nell'oscurità più nera e inciampi su un terreno accidentato senza riconoscere nulla. Scrutando a destra e a sinistra, strizzando gli occhi contro il vento gelido, ti accorgi di aver imboccato una strada sconosciuta di case piene di gente sconosciuta. E tuttavia non mi hai scelto a caso. Su, risparmiami la ritrosia. Tu speravi che avrai soddisfatto desideri che non osi neppure nominare, o almeno che ti avrei intrattenuto un po'. Adesso esiti, ancora aggrappato a me, ma già tentato di abbandonarmi. All'inizio, quando mi hai scelto, ti sei reso conto fino a un certo punto delle mie proporzioni, né ti aspettavi che ti avrei catturato così, e così in fretta. Il nevischio ti punge le guance, piccoli sputi taglienti e gelidi che sembrano di fuoco, braci ardenti nel vento. Incominciano a farti male le orecchie, ma ti sei lasciato sviare e adesso è troppo tardi per tornare indietro. È un'ora livida della notte, cinerea e quasi leggibile, come pagine intatte di un manoscritto bruciato. Ben ritrovati in questa nuova puntata di Flashback, in cui vi parlerò di uno dei miei romanzi preferiti in assoluto, Il petalo cremisi e il bianco di Michel Faber. Questa volta ho veramente poco da aggiungere rispetto a quello che scrissi a caldo dopo la lettura di questo straordinario romanzo, che, come avete già notato dalla prima pagina, è un'esperienza altamente immersiva per il lettore. Ma sentiamo che cosa scrivevo. Il petalo cremisi e il bianco è una grande prova di letteratura che ci dimostra come un libro voluminoso e con una trama vagamente ammiccante non sia necessariamente il classico bestseller. Se dovessi confrontare questo romanzo con illustri predecessori, per ambientazioni, temi e voluminosità, non può che venirmi in mente che Charles Dickens. Il libro di Faber comunque è moderno, scritto per i lettori di quest'epoca. Dalla primissima pagina veniamo introdotti in un universo narrativo talmente delineato e dettagliato che attraverso le descrizioni dell'autore è impossibile non sentire gli odori delle strade di Londra e vedere le scene nella propria mente come se si fosse presenti. Il petalo cremisi e il bianco è un libro talmente immersivo, quasi anacronistico nella scelta del dettaglio. Traspare quindi nel dettaglio un livello di accuratezza fine. Faber ha passato 20 anni a documentarsi sulla vita quotidiana della Londra vittoriana, ma non cade mai nel tranello della digressione sé stante, non è mai pedante. Il punto di vista è sempre alle spalle di un personaggio, di cui conosciamo quindi impressioni, sensazioni e pensieri. Il cambio di prospettiva è spesso repentino e alcune volte mi sono trovato disorientato. Non è tuttavia un difetto, anzi è un grande pregio di dinamicità. Lo stile. Faber non lascia nulla a caso, il registro del romanzo è cangiante e varia dal linguaggio ricercato, pieno di eufemismi, dall'alta società vittoriana a quello volgare delle prostitute delle strade. È un'alternanza necessaria per rendere correttamente i pensieri e le azioni di personaggi che si muovono in ambienti diametralmente opposti e contrastanti. L'elemento di maggior stupore è la scelta dell'autore di utilizzare il tempo presente, una tecnica difficile pressoché mai usata dai narratori, solitamente non facile da seguire per il lettore. Faber ci riesce e ci trasporta in un altro mondo come se fossimo dei testimoni oculari dei fatti del romanzo. I protagonisti diventano pagina dopo pagina vicini a noi, come se li conoscessimo da sempre. Proviamo nei loro confronti tutta la gamma di sentimenti possibili, ma ritengo per volontà esplicita dell'autore il punto di vista maggiormente trattato è quello di Sugar, la protagonista del romanzo. Il petalo cremisi e il bianco è la storia di Sugar, di come dai vicoli risale verso l'alta società, influenzando direttamente o indirettamente la vita di una manciata di personaggi le cui vite appaiono blandamente legate, ma che in realtà fanno parte di un fitto intreccio di relazioni e destini sorprendentemente complesso, per giungere a una conclusione logica ma inaspettata, che tuttavia non lascia insoddisfatti. Questa sua caratteristica di essere un romanzo moderno ma di stampo ottocentesco, non soltanto per ambientazione, è confortato dalla scelta della BBC di aver
usato il petalo cremisi e il bianco come base per una miniserie. Considerate che normalmente la BBC basa i suoi sceneggiati su romanzi ottocenteschi sostanzialmente. C'è stato un grande ciclo di romanzi sceneggiati dalla BBC a partire da metà degli anni 90. Petalo cremisi e il bianco è stato recentemente, qualche anno fa, ridotto sullo schermo. Una riduzione che vede come protagonista, nei panni di Sugar, Romola Garai. Quindi un romanzo assolutamente anacronistico. Una grande sorpresa in termini sia di stile che di narrazione, ma che resta stampato nel cuore e nella mente come una delle grandi letture, forse proprio quell'effetto che soltanto la letteratura ottocentesca riesce ad avere sul lettore. Quindi un'esperienza assolutamente, secondo me, da provare per il lettore di oggi, proprio per la facilità del linguaggio moderno con cui è scritto, pur mantenendo uno stile ottocentesco. Quindi potrebbe anche essere una buona introduzione a quegli autori che forse per imbarazzo o per supposta difficoltà sono un po' negletti dal lettore attuale. Con questo vi saluto e ci rivediamo a un prossimo episodio.